Comunque abbiamo al telefono un amico. Pronto? 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 Pronto. Buonasera. Buonasera. Con chi parlo? Con chi parlo? Sono Silvestro. Silvestro, ciao Silvestro. Silvestro. Gatto? Silvestro, no, gatto, come? Tutto. Silvestro come, scusa? L'episcopo. L'episcopo, Silvestro, ah. L'episcopo. Ah, quindi lei è il signor Studu l'episcopo. Esatto, brava. Ah, signor Studu, stavo parlando di Halloween. 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 Signor Silvestro, lei ha mai festeggiato Halloween? Io... Scusate l'ignoranza, ma non so cosa sia. Tutti i santi, in poche parole, è una trasmissione, è una festa che è stata importata dagli Stati Uniti, di origine celtica, e si rievocano in un certo qual modo i morti, gli spiriti che sono tirati a miglior vita, ed è il classico carnevale di origine americana. Come? I morti carnevale? Noi per i morti ce ne andiamo al cimitero, altro che carnevale. Quindi lei non è d'accordo con questa festa? E se in più le diciamo che la gente va vestita in maschera, lei scioccherà a questo punto. Addirittura. Allora, signor Studo, a parte la festa di Halloween, abbiamo visto che lei non la conosce, non è nemmeno d'accordo. Ci racconti un po' cosa ha fatto oggi? La sua giornata oggi, tipo, Diego. Oggi veramente mi trovavo nel mio paese vicino Catania. Mm. Sì, qual è? Non si sa? È un paese vicino a Catania, che ancora non abbiamo la televisione, però abbiamo i semafori. Ah, perfetto. Ah, avete perché segnato. Abbiamo... Sì, qui l'amministrazione ha sempre cercato di imitare, diciamo, Catania, essendo vicino a Catania. Sì, ho capito. Però, a differenza di Catania, prima c'erano i semafori a Catania, ora ci sono le ruotatorie. Non è meglio? Ma voi avete i semafori? Siamo rimasti ai semafori. Signor Silvestro, mi perdoni, sono Little Charles. Ma voi avete le rotatorie o avete i semafori? I semafori. E le rotatorie quando le mettiamo? Non lo so, guardi, vi faccio parlare qui con l'amministrazione perché ancora io siamo troppo indietro. Vorrei spezzare questo vostro grande argomento, ma non siamo a tribuna politica. Signor Silvestro, il nostro Little Charles, lei lo conosce, no? Cioè, è conosciuto ormai... Certo, famosissimo, qui vicino a Catania è molto famoso. Grazie. Verrò. Quindi parlerà lui con l'amministrazione per vedere... Lei cosa vorrebbe cambiare del suo paese? Io vorrei solo le ruotatorie. Ah, senza semafori? Senza semafori. E perché ogni volta si perdono 3 ore al semaforo. Con la ruotatoria... Ha ragione. Signor Silvestro, ma se lei ci dice da che paese sta chiamando, noi possiamo fare qualcosa. Noi mobilitiamo i nostri ascoltatori, e facciamo firmare una petizione affinché nel suo paese sostituiscano i semafori con le rotatorie. Ma se lei non ci viene incontro, come possiamo aiutarla? Ma è vicino Catania, un paese vicino Catania. Ma ce n'è 2000, signor Silvestro, a Bronte. No, qual è Bronte? Io non so neanche dove sia Bronte. Allora, questo è un accenno polemico. Ma il signor Silvestro, perché evidentemente ha i suoi motivi. Signor Silvestro, io non voglio svelare la mia identità paesana, capito? Non la svegliamo. Ho fatto tanti anni il portiere in un palazzo di Catania, quindi ormai mi sento catanese. Quindi non si sente che è del paese, che proviene da un altro però paese. Però ora sono in pensione e voglio che anche qui nel vicino Catania si facciano le ruotatorie come in una città degna di essere tale. E faremo le ruotatorie. E faremo le ruotatorie, signor Silvestro, glielo garantisco, parola di Little Charles. Ok, io mi fido di lei, signor Ciazzi. Signor Ciazzi, il signor Silvestro si fida di lei. E io farò in modo che la sua fiducia non venga disattesa. Bravo, così mi piace. Signor lei. Silvestro, lei ci stava casualmente ascoltando, ci racconti un po' com'è arrivato a noi. Anche il mio nipotino che qui si collega spesso con questo affare diabolico che si chiama computer. Il computer. Esatto, chiamasi e quindi mi stavo ormai... Diciamo, sono un abitué del giovedì. Un grande, allora noi... E vi stavo ascoltando, poi mi piace la signorina Mara, come parla, come la signorina esprime. Jessica, ma lei la dovrebbe vedere. Grazie, signor Silvestro. Sarà una bellissima ragazza. Ma sicuramente, guardi, è più bella di quello che lei possa immaginare. Immagini una bella ragazza, lei è più bella. E mi immagino lei, signor Ciazzi, a starle vicino. Signor Ciazzi? Io... Diciamo, non posso reggere il confronto della Jessica. Stavamo parlando dei suoi nipoti. Lei sa che domani i suoi nipoti festeggeranno questo Halloween? Il regalino è pronto, signor Silvestro? Ce l'ho presente quando ci sono tanti bambini. Il regalino è pronto nel signor Silvestro, il famoso motto, di Halloween è tricky o sweetie? Tricky o sweetie? Dolcetto o scherzetto? Dolcetto o scherzetto? Sì, tricky o sweetie? No?
Non quindi dolcetto scherzetto, quindi hai signor Ciasse, lo faccio stare tranquillo. Non mi parli strano, perché io già che qua non capisco niente, ci manca lei che parla così con queste tonalità strane. È vero. In effetti. Allora, signor Silvestro, dato che noi adesso dobbiamo chiudere, io come sempre do l'opportunità alla gente a casa di lanciare un disco. Io le do il titolo della canzone. Lei per 5-6 secondi si trasforma. Prima che il signor Silvestro lanci il disco, volevo invitare a telefonare la prossima settimana per dirci la sua anche la prossima settimana. Sì, ci sentiremo anche la prossima, quindi, signor Silvestro. Va bene, come volete. Sì, le do il titolo. Mi fa sempre piacere, signor Ciassi. Questo è il signor Salvo, sono io. Ah, signor Salvo, Giorgio. Mi scusi, buonasera, non l'avevo salutato. Non si preoccupi, signor Silvestro, ha risentito e mi stia bene, mi raccomando. Ogni tanto. Non si preoccupi, allora. Mi distingue solo quella della signorina. Sì, anche perché è femminile. Allora, stia ben attento, il titolo è Light and Music. Quando lei è pronto, mi dai il via che io mando il brano. Allora. E che cosa devo fare? Deve lanciare il brano. Il prossimo brano, vede lei, sarà speaker per 5 secondi. Vada. Va bene. Il titolo è Light and Music. Chi la canta? No, non andiamo molto su difficile. Ma lui ci riesce. Light and Music. Facciamo dire solo il titolo al signor Silvestro. Siamo pronti? Va bene. Signor Silvestro, il microfono virtualmente è tutto per lei. Allora, canteranno i teppisti dei sogni Light and Music. Bravo.